Nelle città italiane ed europee del Medioevo, la cattedrale ricopriva un ruolo centrale, sia a livello urbanistico, sia a livello politico, religioso e sociale. Questo è uno dei motivi per cui la famiglia Fieschi, fin dagli albori, si inurba a Genova e uno dei luoghi preferiti della famiglia è certamente a fianco e di fronte alla cattedrale di San Lorenzo. Originariamente la piazza della cattedrale era molto più piccola, perché parte della piazza, prima poi dei lavori di ristrutturazione urbanistica avvenuti nel XIX secolo, era occupata dal palazzo di Oppizio Fieschi. Oppizio Fieschi nel XIII secolo fu il capostipite del ramo di Savignone, il ramo che di fatto fu di più lunga durata all'interno della famiglia Fieschi e che arrivò fino all'inizio del XIX secolo. Oppizio Fieschi fu un interprete assoluto del suo tempo. Il suo palazzo si trovava proprio di fronte alla cattedrale, era caratterizzato da un ampio loggiato a più arcate ed era luogo prediletto per rogare numerosi atti, tanto che ancora oggi in archivio di Stato abbiamo decine, centinaia di atti rogati sotto il portico di Oppizio Fieschi. Anzi, proprio per l'importanza del personaggio, il palazzo è citato con il nome di Oppizio Fieschi anche successivamente alla sua morte, che avvenne molto probabilmente tra la fine del 1270 e l'inizio del 1280. Il palazzo di Oppizio Fieschi non era l'unica domus magna della famiglia, perché una delle caratteristiche della famiglia Fieschi fin dai primordi del suo insediamento nella città di Genova, avvenuto nella prima metà del XII secolo, fu quello di un insediamento policentrico, vale a dire con diverse domus magne collocate nei luoghi più importanti della città. Il primo insediamento conosciuto, proprio alla metà del XII secolo, è nella Ripa. Successivamente conosciamo la Domus Magna di Oppizio Fieschi. A fianco si trovava il palazzo di Alberto Fieschi, che poi successivamente fu inglobato all'interno di quello che divenne il Palazzo del Comune e successivamente l'attuale Palazzo Ducale. E da ultimo, a partire dal 1270 in avanti, il grande insediamento di Carignano, voluto da Niccolò Fieschi, esponente in quel momento tra i più autorevoli dell'altro ramo, il ramo di Torriglia. Il monumento funebre di Bleto Fieschi si trova all'interno della Cattedrale di Genova, subito all'ingresso del portale di sinistra. Bleto Fieschi fu senza dubbio uno dei grandissimi protagonisti del suo tempo. Nato probabilmente intorno al 1430-1440, era il terzogenito del più importante ramo di Torriglia. Bleto fece i suoi primi studi al Collegio Fieschi di Bologna, come d'uso secondo la tradizione dell'epoca per i rampolli di casa Fieschi. Divenne protonotaio apostolico, fu in più di un'occasione impredicato di essere elevato al titolo cardinalizio, ma proprio per il suo coinvolgimento diretto all'interno delle lotte fratricide che coinvolsero questo ramo della famiglia Fieschi, di fatto questa elezione gli sfuggì sempre dalle mani. Il suo abito ecclesiastico non gli impedì tuttavia di avere ben 5 figli, e addirittura questo ramo, che nacque proprio dalla discendenza di Bleto, arrivò fino alla metà del 1800. A lui si attribuiscono direttamente un paio di omicidi, in modo particolare uno sicuramente attestato, quello del cugino Jacopone Fieschi, al quale lui tese un'imboscata assieme ad un gruppo di circa una cinquantina di famiglie nel momento in cui Jacopone stava uscendo dalla chiesa per ritornare a casa, e addirittura secondo una lettera che la moglie Antonia Maria inviò poi alla duchessa di Milano, fu proprio Bleto a uccidere Jacopone colpendolo con un colpo di partesana direttamente alla gola.
Ebbene, a un certo punto Ibleto fu in aperto conflitto anche con il fratello, quindi non soltanto tra cugini, parenti stretti, ma addirittura proprio con il suo consanguineo più stretto. Ibleto morì nel 1497, molto probabilmente avvelenato. Questo è quello che dicono i contemporanei. Certamente le cause della sua morte non sono note. Fu sepolto in cattedrale in una splendida arca marmorea. Siamo nella cattedrale di San Lorenzo, all'interno della cappella della Santissima Annunziata, di fronte al monumento funebre del cardinale Giorgio Fieschi, opera dello scultore Giovanni Gagini da Bissone. Giorgio Fieschi apparteneva al ramo di Savignone. Fu uno dei personaggi più importanti del suo tempo, fece una carriera ecclesiastica assolutamente straordinaria, prima come cardinale prete, successivamente come arcivescovo di Genova e ancora successivamente come cardinale vescovo. Giorgio istituì una compera all'interno del Banco di San Giorgio per gli studenti del Collegio di Bologna. Il Collegio di Bologna era una delle più importanti e prestigiose fondazioni della famiglia Fieschi, istituita alla fine del 1300 da Papiniano Fieschi, che consentiva ad almeno 10 studenti di casa Fieschi di poter studiare appunto presso la prestigiosissima Università di Bologna. Giorgio volle potenziare questa fondazione istituendo una colonna i cui proventi, come d'uso nel Banco di San Giorgio, andavano di volta in volta ad aumentare il capitale e quindi ad aggiungere rendite a questa importantissima istituzione. Alla sua morte, i suoi eredi vollero seppellirlo all'interno della Cattedrale di San Lorenzo, dove i Fieschi avevano già numerosi sepolcri. Ci troviamo nel presbiterio della cattedrale di San Lorenzo, quello spazio che nel Medioevo ospitava l'altare maggiore e i canonici, l'arcivescovo. Era lo spazio più sacro dell'edificio. Proprio in questo luogo vi erano presenze importanti. Oggi questo contesto sembra tutto fuorché medievale, almeno visto dall'interno, ma all'esterno le murature che sono sopravvissute alle vicende della cattedrale indicano che il contesto spaziale è ancora identico a quello originale, cioè a quello della chiesa del XII, del XIII e del primo XIV secolo. Cioè questo è ancora in termini spaziali il luogo nel quale sorse la tomba del cardinale Luca Fieschi. Il luogo era un luogo significativo, uno tra i luoghi più rilevanti sotto il profilo culturale ma anche politico di tutta la città di Genova. Questo perché proprio qui, a sinistra, contro il muro nord, si apriva la cappella di San Giovanni Battista, la cappella che dal 1099 conteneva le reliquie predate dai genovesi in Asia Minore durante le propaggini della prima spedizione, della prima crociata. Questo era un luogo simbolicamente importante perché non era riservato soltanto a cerimonie sacre, come è logico in un edificio di questo genere, ma era anche la sede fisica del comune di Genova. E in questo luogo, in questo spazio, che era al tempo stesso uno spazio sacro e uno spazio politicamente connotato, si svolgevano cerimonie che avevano a che fare con l'identità, no? della comunità cittadina genovese, benedetta, protetta, sorvegliata dal suo santo protettore, dal suo santo patrono, appunto San Giovanni Battista. Era dunque uno spazio desiderabile, desiderato. Non riuscirono a farsi seppellire in questo contesto nemmeno personaggi di rilievo assoluto, ad esempio papi, ad esempio l'ultimo dei papi della famiglia Fieschi, il secondo, Adriano V,
nonostante avesse lasciato precisamente scritto di desiderarlo, di volerlo ardentemente, cioè di volere essere sepolto, lui era morto a Viterbo, presso San Giovanni Battista, suo patrono della sua città e suo patrono particolare. Il comune di Genova, interpellato direttamente, fece orecchie da mercante, non concesse mai, con un silenzio dissenso evidentemente, questa autorizzazione. Questo perché non voleva attribuire ad un membro di una casata come quella dei Fieschi, allora strapotente in città, un ulteriore elemento, un'ulteriore mano morta, no? Che su questo spazio simbolico, che segnalasse più del dovuto il ruolo che i Fieschi avevano a Genova, in un momento in cui il governo della città non era a loro favorevole. Chi riuscì a farsi seppellire in questo contesto fu il cardinale Luca Fieschi, scardinando completamente tutta questa tradizione in un contesto politico profondamente mutato. Lui, a dispetto di tutto e di tutto, fu autorizzato ad essere sepolto. Dove? Probabilmente in questa parte, davanti alla facciata, dopo che aveva, qualche anno prima, acquisito diverse benemerenze nei confronti del santo protettore che stava dall'altra parte. Già il primo Papa Fieschi, Innocenzo IV, aveva regalato al santo 36 lampade d'argento che, ancora agli inizi del 300, illuminavano magnificamente le sue spoglie. Adriano V, abbiamo detto, lui riuscì a fare soltanto costruire un altare che si trovava probabilmente in quella zona lì e dedicarlo a Sant'Adriano, che ricordava il titolo della sua diaconia romana. Luca Fieschi, invece, in un contesto diverso, come dicevo, poté fare innalzare in quest'area un monumento gigantesco. 11-15 metri probabilmente si innalzava in alto, costituito da due elementi, quella che i documenti chiamano cappella, cioè probabilmente una sorta di struttura architettonica fastosa di carattere dichiaratamente gotico, che conteneva la sepoltura, cioè dei leoni stilofori, delle colonne forse, una cassa funeraria riccamente decorata, la sua statua, no? Ecco. Disposta chiaramente di fronte al santo. Quello che non era riuscito a nessuno dei due papi Fieschi, riuscì al cardinale. Proprio la sua grandiosità, proprio la grandiosità spropositata di questo sepolcro fu una delle cause del suo smontaggio, una delle cause che portarono in tempi politicamente di nuovo mutati, quando i Fieschi non avevano più la stessa centralità e quando gli equilibri politici stavano cambiando in loro sfavore, diciamo, si provvide a una sorta di catarsi, di purificazione di questa zona. Si smontarono molti dei sepolcri che si trovavano in questa zona. Nei secoli precedenti c'erano stati anche sepolcri di dogi. Leonardo Montaldo, ad esempio, fu sepolto in una grande tomba, probabilmente nella zona in fondo di questo stesso spazio. Per purificare questa zona, tutti questi monumenti vennero smontati e le loro spoglie vennero disposte qui e là per gli spazi della cattedrale. Il monumento di Luca Fieschi, nella fattispecie, venne trasferito probabilmente nel muro di sud del transetto, dove oggi sorge uno dei due organi della cattedrale, e ancora dopo, nel 1562, venne alcune parti di questo monumento, una sorta di riassunto, venne trasferito sulla vicina Porta del Soccorso, anch'essa aperta in quel momento contro nel muro sud della cattedrale. Abbiamo appena ascoltato quanto la cattedrale di Genova era fondamentale per la famiglia Fieschi. Abbiamo anche ascoltato la storia della famiglia e
attraverso i sepolcri dei personaggi che a lei appartenevano e che sono qui presenti in cattedrale, la storia e la vita di Luca Fieschi e di dove probabilmente era il suo monumento. Da questo luogo passiamo quindi a quello che è il progetto del museo, dove, non avendo a disposizione lo spazio originale, non avendo a disposizione il contesto di quel monumento, l'operazione che si vuole fare è quella di riallestirlo, di ripresentarlo secondo le conoscenze che tuttora abbiamo, con delle ipotesi, ma il fine è quello di restituire al visitatore l'imponenza e la suggestione che questo monumento doveva avere in uno spazio diverso, in un luogo diverso che è quello del museo. Cercheremo di accompagnarlo in questo viaggio per capire esattamente come si svolgesse, come si esprimesse il potere di una importante famiglia, di un importante personaggio della nostra Genova.